Salve a tutti, qui Giorginio96 che vi parla. Allora, volevo un po' aggiornarvi sulla situazione attuale. Allora, innanzitutto, come ben sapete, Tony Di Piazza si è comunque dimesso dal ruolo di vicepresidente. Ecco, volevo dare come la penso io. Allora, in questo momento è un momento delicato. Lui avrà avuto le sue buone intenzioni per dimettersi, ma comunque per il futuro prossimo del Palermo le sue dimissioni non sono onestamente una cosa positiva, perché Toni Di Piazza avrebbe comunque brandizzato il marchio del Palermo, l'avrebbe portato anche lì in America, che comunque è una cosa abbastanza buona. Per quanto ci siano comunque, non è facile anche la comunicazione nell'ambiente del calcio, è un po' difficile come ambiente. E comunque penso vivamente e spero io, spero vivamente in un suo ripensamento dalla carica di vicepresidente. Perché non lo so quanto ci possa portare in futuro. Comunque, la cosa positiva è comunque che i milioni messi comunque per la stagione di Serie C ci sono, quindi andremo a fare un futuro campionato con al vertice, sempre al vertice, quindi lotteremo per i piani alti, questo è sicuro, è poco ma sicuro. Però non è un'ottima notizia. Comunque lui rimane, si è comunque detto che rimane lui da consigliere, e questo può, staremo a vedere come si aggiorna la situazione. Spero comunque che ci sia una persona che vuole il bene della squadra, e comunque qualsiasi persona venga, questo non spero solamente vivamente di questo. Poi per il resto è da decidere comunque il futuro prossimo. Comunque, spero vivamente che questa vicenda si risolvi al più presto per poter, diciamo, pianificare bene la stagione del Palermo, che le cose, diciamo, importanti, quindi le cose importanti come sono l'allenatore, i giocatori, pianificare la stagione subito di quella stagione di Serie C, e comunque non c'è da farne un dramma, sono cose che capitano, e penso che tutte le società abbiano questi, tra virgolette, problemi, incomprensioni, quel che si voglia. Quindi spero che tutto possa tornare al meglio della grande stagione che abbiamo, anche se un passettino, ma ricordiamoci della grande stagione che abbiamo affrontato. Siamo stati primi, e niente, volevo dire solo questo, e quindi spero vivamente che
questa piccolo problema, come ci siano, insomma, ci sono i problemi, giusto che vanno risolti, e pensando subito dopo alla stagione prossima. E comunque, niente. Forza Palermo. Iscrivetevi al canale, supportatemi. Ciao a tutti.